La rosa di Santa Sofia, una rosa selvatica che cresce spontaneamente nel territorio di Albanella e le proprietà benefiche ad essa attribuita, è la protagonista assoluta della tre giorni organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Iosca avvalendosi del contributo dell'associazione Meridiani. L'evento che rientra nell'ambito del progetto itinerari di religioni e gusti promosso in sinergia dai comuni di Sala Consilina, Ente Capofila, Albanella, Casalbuono, Corleto Monforte, e ottati e realizzato grazie al finanziamento della Regione Campania con fondi POC 2014-2020, si svolgerà nei giorni del 16, 17 e 18 agosto, dove arriveranno grandi artisti ad allettare le tre serate di festa. Una tre giorni di iniziative e spettacoli con intrattenimenti per grandi e piccini, tutti che ben si inseriscono nella magia che regala la suggestiva location dell'oasi di Bosco Camerine e alle antiche proprietà benefiche riconosciute alla Rosa di Santa Sofia, soprattutto per ciò che riguarda il settore della cosmesi. Anticamente infatti la rosa selvatica di Albanella veniva utilizzata dalle donne per lavarsi il viso attraverso un infuso di petali, un prodotto che proprio per la sua delicatezza nella cura della pelle del viso veniva indicato come un ottimo elisir di eterna giovinezza. Ecco quindi che dall'antica tradizione nasce l'evento che per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Iosca può diventare un volano di sviluppo per l'intero territorio comunale attraverso proprio la promozione e valorizzazione della pianta spontanea. Accanto alle eccellenze culinarie che saranno offerte nel corso delle tre serate per promuovere le eccellenze gastronomiche locali, ci sarà spazio al divertimento con numerose iniziative dedicate ai più piccoli. Nelle tre serate del 16, 17 e 18 agosto, infatti, a partire dalle 18, per i bambini sono previste numerose iniziative come spettacoli con le bolle, rappresentazioni animate, laboratori, personaggi incantati con fatine e principesse, zucchero filato, face painting. Grandi artisti arriveranno inoltre sul palcoscenico allestito presso l'Oasi di Bosco Camerini ad Albanella per le notti di Santa Sofia. Si partirà subito alla grande martedì 16 con Alessandro Bolide che aprirà la carrellata di artisti. Martedì 17 agosto sarà Maria Bolignano ad intrattenere e far divertire il pubblico presente mentre per la serata finale arriveranno ad Albanella Gigi e Ross. Prevista inoltre anche la presenza. Di Andrea Roncato. Un ampio programma per una tre giorni che attraverso la valorizzazione del territorio e della pianta spontanea tipica di Albanella, il cui nome, dedicato proprio alla santa protettrice Santa Sofia, vuole anche regalare tanto divertimento e spettacoli entusiasmanti in quest'estate 2020.